in collaborazione con Buonasera amici sportivi, ben ritrovati. Appuntamento di metà settimana con Zona Mista News, il contenitore di informazione sportiva interamente dedicato alla Salernitana. Salernitana che comincia a concentrarsi per la trasferta di La Spezia. Salernitana che ha accolto questo pomeriggio Mamadou Tunkara. Non è arrivata ancora all'ufficialità il giocatore ispanico con il suo staff. Si è presentato in sede, ha firmato gli ultimi incarichi. Non sono arrivati, non è arrivato ancora il visto da Roma. Tunkara arriva dalla Lazio in prestito alla Salernitana, ma ha già indossato gli scarpini e si è allenato. E proprio questo pomeriggio allo stadio Areghi Tunkara ha sostituito Gabbionetta nell'amichevole che la Salernitana ha fatto contro la formazione giovanile allenata da Ciro Ginestra, peraltro che si è comportata più che bene contro i grandi. Ebbene, Tunkara ha sbloccato il risultato a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando la Salernitana era ancora ferma sullo 0-0 e le giovanili di Ginestra avevano fallito anche un calcio di rigore. Parleremo di questo, ma soprattutto di mercato, perché l'ultimo obiettivo di mercato dichiarato dalla Salernitana è Gatto del Vicenza. Anche qui la trattativa è molto vicina alla conclusione. Io continuo a dire che la Salernitana probabilmente assesterà un colpo anche per quanto riguarda il difensore centrale. Ne parleremo insieme a voi, ma soprattutto insieme a Pino Palumbo. Buonasera. Vecchia conoscenza di questi studi, amico, professionista, medico e opinionista della Salernitana. Buonasera Pino. Buonasera a tutti. Pino, tante domande per te da parte dei nostri amici da casa, che possono interagire con noi al sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News. Parto prima io però. Ti ha soddisfatto, ti sta soddisfacendo il mercato, la rivoluzione annunciata, palesata e portata a termine, in atto, o è ancora in corso d'opera del mercato di gennaio? No, è chiaramente ancora in corso d'opera, perché da osservatore esterno e da tifoso, per come si sta muovendo, per come voi mi dite che si sta muovendo la Salernitana, l'impressione è che la Salernitana prenderà ancora altri due giocatori, perché in questo momento, non contando Nalini, che oramai penso sia fuori gioco, a 19 over, 2 o 3 cercherà di darli via. Io penso che Troianiello, se non lo dà via, non lo inserirà nei 18, e quindi c'è lo spazio ancora per altri due giocatori, e questi saranno sicuramente due giocatori over che completeranno il gruppo over che è arrivato a Salerno nei primi giorni di gennaio. Soddisfatto, a giudicare da quello che abbiamo visto nelle due partite ultime giocate, sì, perché sembra che i nuovi arrivati abbiano dato una nuova spinta alla squadra. La nostra squadra, perdonami il termine, sembra una squadra morta dal punto di vista psicologico, perché nelle ultime tre partite del girone d'andata aveva anche lottato poco e male, aveva lottato più che altro al wrestling dopo il gol di Tello, quando si erano distinti di più i nostri giocatori, però sembra una squadra psicologicamente andata, tant'è vero che a Modena non ebbe nessuna reazione, anche se subì il gol in palese fuori gioco, a Como lasciamo stare un finale veramente sciagurato, perché era un punto che avrebbe fatto molto comodo. Quindi direi che si sta muovendo come probabilmente si doveva muovere d'estate, perché adesso tu conta che la Salernitana ha 7 under che in questo campionato sono determinanti, perché con una rosa ristretta a 18 over avere solo 4-5 under come abbiamo fatto fino a gennaio è stato uno dei più grandi errori della Salernitana, anche se Fabiani contestava noi commentatori che spesso glielo abbiamo fatto notare, però poi alla fine dei conti, quando si è trattato di fare i fatti, adesso la Salernitana ha 7 under e su 5 di loro ci si mette la mano sul fuoco, perché sono giocatori forti, l'hanno già dimostrato con la Salernitana. Per quanto riguarda Tunkara, 2 anni fa era uno dei prospetti giovanili più forti d'Italia, la sua storia viene dal Barcellona insieme a Caetà, dal settore giovanile del Barcellona, fu il protagonista del campionato della Lazio, perché la Lazio negli ultimi 2 anni ha vinto una Coppa Italia e un campionato, ma non mi ricordo bene quale ha vinto 2 anni fa e quale l'altro anno. Poi il problema è che il giocatore l'altro anno ha avuto un grosso infortunio, è stato fuori circa 3 mesi, perché io ho sempre cercato nelle mie possibilità, perché poi è uno dei miei hobby di vedere le partite anche della Lazio Primavera, di seguirle, è stato fermo 3 mesi, non so per quale motivo.
per poi riapparire quest'anno a Crotone, dove secondo me un po' non si è adattato, ahimè, al salto di categoria che ha fatto, ma soprattutto ha subito questa grossa esplosione di Ricci e di Budimir, ma sì, soprattutto di Ricci, perché a mio parere Tungarà in Serie B è più un esterno che un centravanti. E ci hai preso, o almeno ti interrompo, per quello che mi anche ricordo perché io. Tu hai i tempi della trasmissione più lunga, questi sono sì, dei sì. Flash, Vino. Ti interrompo, sai perché? Perché pronti via Vincenzo Torrente, credo che questa sia una notizia che possa interessare tantissimo i nostri telespettatori, i nostri tifosi da casa. Perché pronti via Vincenzo Torrente, prima lo ha lanciato nella mischia, nella parte finale del primo tempo, perché sembrerebbe che Gabbionetta ha avuto un leggero affaticamento muscolare, si è chiamato fuori, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, naturalmente le sue condizioni saranno monitorate, e lo ha impiegato esterno destro. Nel secondo tempo, quando Torrente ha rivoltato come un calzino la squadra, primo tempo squadra delle probabili dei probabili titolari, secondo tempo a squadra delle probabili seconde linee, anche in quel caso Donnarumma è andato a fare la punta centrale, Pino, e Tuncarà ha agito esterno sinistro in questo caso, perché nel primo tempo c'era il suo vecchio compagno di primavera, Economidis. Quindi senti, Tuncarà di partenza è un, lo vede esterno. Allora, per come io l'ho visto giocare 3-4 volte, e ti devo dire che a livello giovanile era uno dei miei giocatori preferiti. Poi, come disse giustamente anche qui il direttore Preiti, l'ultima volta che sono stato ospite in trasmissione con te e con Marcello, non tutti i calciatori fanno il salto di qualità da bene, da settore giovanile a prima squadra. C'è chi si adatta prima, chi si adatta più tardi e chi non si adatta proprio. Nel caso di Tuncarà, secondo me, dal punto di vista offensivo, ha tutte le caratteristiche per giocare esterno. Quello che bisogna vedere è quando poi la squadra non è in possesso palla, se riesce a coprire i 50-60 metri di fascia, soprattutto nel 4-3-3, che un esterno nel 4-3-3 deve necessariamente fare. Cosa che però non fa neanche Gabbionetta, Pino. Non è vero, perché Gabbionetta quest'anno nelle prime partite lo faceva. Vedi che ha recuperato parecchi palloni in contrasto quando stava giocando bene. Tanto è vero che l'emblema del nuovo Gabbionetta è stato il gol con la Ternana, che è andato a recuperare palla in pressing e ha fatto gol. Il problema è che poi noi da fine ottobre abbiamo perso le tracce del Gabbionetta che avevamo visto nelle prime partite. Qua è la società e l'allenatore che devono cercare di capire il perché. Perfetto. Allora, intanto cominciamo ad evadere un po' di posta da casa, perché insomma è possibile interagire con noi al sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Missa News. So che ci stanno guardando in tanti, addirittura c'è un compleanno in atto in questo momento, tanti tifosi della Salernitana, gli auguri a Flipper, li facciamo, insomma sono in una nota pasticceria, beati loro, a brindare anche in onore del 3-0 rifilato dalla Salernitana. Michele D'Urso, Perpino, ti chiede, secondo lei la Salernitana non ha bisogno comunque di comprare un difensore centrale d'esperienza da tenere quantomeno in panchina? I tempi di recupero di Schiavi sono incerti, Trevisan non dà garanzie per questa categoria ed Empereura è sì bravo ma giovane, la salvezza passa per la Rechi, abbiamo scontri diretti in casa con Lanciano, Modena, Latina, Entella, Como, Livorno, Vicenza. Come vede la prossima partita alla Spezia? La Salernitana riuscirà a vincere la sua prima partita in Serie B nell'era Lotito e Mezzaroma? Sarò velocissimo. Credo si riferisca alla sua prima partita esterna. Esterna, sì. Sulla prima risposta assolutamente sì, per i motivi che ha detto lui. Li ha detti già lui, è inutile che ci andiamo a ripetere. Sulla seconda cosa, in questo momento la Spezia, purtroppo per noi, è uno degli avversari più ostici che ci poteva capitare, perché dal cambio allenatore è una squadra che è uscita migliorata, per quello che si è visto, e soprattutto anche sul mercato, perché ne parlavamo pure prima, fuori onda, probabilmente in Serie B è una delle squadre che meglio si è mossa sul mercato di gennaio. Allora, ancora da casa, se Mario fa una battuta, se compriamo Gatto ci vuole un topolino meccanico sulla fascia, così vedete Gatto come corre. Gatto ti convince, Pino? No, è un giocatore che a differenza di Tuncarà non conosco bene. Non ricordo di aver visto mai per intero una sua partita, mi ricordo alcuni spezzoni nel Lanciano, era interessante. Fra altre cose, probabilmente giocavo pure l'anno scorso nella amichevole con Maiboli, ma non me lo ricordo bene. Mi convince, non è un goleador nel curriculum, perché al massimo ha segnato 5 gol, anche quando ha giocato tutti i campionati. Beh, però io dico che un esterno deve fare quel ruolo... Come ruolo è funzionale, esatto. Perché è un esterno. Però chiaramente alla Salernitana servirebbe un esterno in grado anche di fare gol. A questo perché, altrimenti se no si lascerebbe troppo su coda il... Però perdonami Pino, tu sulla carta hai Gabbionetta.
tu sulla carta di Gabbionetta e Gatto ti arriva come potenziale rincalzo per far rifiatare Gabbionetta negli ultimi 20-30 minuti, quando soprattutto per il discorso che facevi tu con il 4-3-3, andando a rinculare, facendo 60-70 metri per un'ora, allora, poi magari non ce la fai più. Allora, io te l'ho detto, Gatto non lo conosco bene, poi fatto non sono un tecnico, mi piace seguire il calcio, è un mio divertimento, la mia passione. Io penso che l'identikit nell'esterno che debba prendere la serenità è che di un esterno forte in grado di fare gol. Di fare gol e soprattutto anche di fare i gol che Gabbionetta non sta facendo in questo periodo. Perché tu dici Gabbionetta, però Gabbionetta non segna la quinta giornata di campionato. Dal 26 settembre comincia, contro la Ternana, quasi un girone. Comincia a essere una cosa, almeno per me, da tifoso preoccupante. Allora, vediamo il servizio che abbiamo preparato di mercato, ha preparato Nicola Roberto, naturalmente da stamattina a stasera sono le 20 e 43 minuti primi in diretta, abbiamo delle ultimissime di mercato che andiamo a integrare a quanto ci racconta Nicola Roberto, restate con noi. Ultima cena con gli amici a Roma prima della nuova avventura a Salerno, ma Madu Tunkara riparte dalla Recchi dopo una non esaltante esperienza a Crotone. L'attaccante senegalese di passaporto spagnolo è atteso da qualche anno al salto di qualità. Classe 96, fisico possente e qualità tecniche innegabili, il gioiellino del settore giovanile della Lazio deve svoltare sotto l'aspetto caratteriale per compiere il definitivo salto di qualità e diventare grande. Per Torrente sarà una risorsa importante, visto che può giocare da punta centrale e da esterno. Sarà lui a ritagliarsi uno spazio importante, seguendo l'esempio di Economidis, altra stella delle giovanili laziali che si è subito imposto in maglia granata. Tunkara, ma non solo, la Salernitana vuole provare a completare l'attacco con un altro esterno. Piace non poco Leonardo Gatto, classe 92, cartellino di proprietà dell'Atalanta ed attualmente in prestito al Vicenza. Alla corte di Marino sta giocando, ma senza l'auspicata continuità e soprattutto ha fatto un po' da tappabuchi, giocando anche da centravanti quando i biancorossi si sono ritrovati a corto di punte centrali. E proprio in quel ruolo affrontò la Salernitana lo scorso dicembre al Menti. Il calciatore pugliese spinge per il passaggio in grata, ma per ora il Vicenza fa muro. Le ultime ore di mercato saranno decisive, ma i margini perché la trattativa vada in porto esistono. Gatto per l'attacco dopo Tunkara, in difesa invece Lotito punta ancora su Brafaid, che non ha ancora sciolto le riserve e che solo lunedì potrebbe dare una risposta positiva. Per il ruolo di difensore centrale invece perde Quotarea, resistono Cremonesi e Contini. In mediana non si esclude nuovo innesto alla luce del fatto che Sciadone è in partenza, Spezia favorito sul Livorno ed anche Pestrin potrebbe seguirlo. La Reggiana poi ha fatto un pensierino per Bovo. La Salernitana segue sempre Romizzi in uscita dal Bari, ma il nome nuovo è De Jola, ventenne mezzala del Cagliari. In Sardegna sta trovando poco spazio e potrebbe anche decidere di partire per giocare con più continuità. E allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, il nome nuovo l'ha tirato fuori Nicola Roberto De Jola, che può essere una suggestione. De Jola era partito fortissimo con il Cagliari, esordio e gol contro il Crotone nel 4-0 rifiutato proprio all'inizio del campionato, poi effettivamente è stato impiegato con il contagocce, con una corazzata un come... Under, 96. E 96 tra l'altro, è un under. Io comunque credo onestamente che la Salernitana dovesse riuscire a piazzare il colpo sull'esterno. Domani Fabiani sarà a Milano e proverà e si concentrerà soprattutto in questo momento sulle uscite. Proverà a cedere per poter... Cioè, non può tesserare. No, vabbè, puoi tesserare lo stesso. Lo so, però... Puoi tesserare e li tieni fuori. Cioè, come estrema razio, però è chiaro che tu proverai prima a cedere. E a proposito di questo, prima di andare in pubblicità, Antonio Moscariello ci scrive: fuori Trevisan, Tuia, Pestrin, Bovo, Troianiello, dentro Rea, Romizzi, Murgia, Antenucci, Nicastro. Murgia un nome di grandissimo profilo, centrocampista centrale della Lazio, di altissimo livello, ne abbiamo parlato spesso. Sì, è un mese che vi sto dicendo in trasmissione, prendiamo Murgia e Tunkara. Sì, è forte, è forte. Secondo me è un giocatore che potrebbe essere molto funzionale alla Salernitana. Mi meraviglio che Lotito non l'abbia direttato già a Salerno. Evidentemente. Però il problema è sempre Pioli, perché Murgia, esatto, Murgia è sempre andato in panchina, quasi sempre andato in panchina. Perché questa panchina lunga in Serie A 23 crea problemi poi per fare i prestiti alle squadre di Serie B. Allora, buonasera, ci scrive Rosario, sempre la solita storia, tanti nomi, poi alla fine sono solo giocatori di poco valore, insomma i nomi sono quelli che stanno circolando, noi ci limitiamo a darli, non mi fate fare la battuta di Lotito, vendiamo solide realtà, per il momento andiamo in pubblicità, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News ci addentreremo nel capitolo Spezia, però c'è un nome nuovo e soprattutto sull'asse Spezia e
continua ad essere Sciaudone, il pendolo, l'ago della bilancia, il pomo della concordia o della discordia. Restate con noi perché nella seconda parte approfondiremo proprio questo argomento. Eccoci qua, seconda parte della trasmissione Zona Mista News, fuori onda di Pino Palumbo che ci raccontava qualche aneddoto che tra l'altro ti chiedono, però me lo sono riservato per la fine della trasmissione. Innanzitutto Natale, argomento Spezia, argomento Sciaudone, perché c'è, partiamo da una considerazione che ci fa un amico da casa, dovrebbe essere Delfino Granata, pare sempre più probabile che si farà la fesseria di cedere Sciaudone. Sapete dirmi se quantomeno lo daremo in prestito oppure ce ne liberiamo proprio a titolo definitivo? E soprattutto se lo diamo allo Spezia, mi auguro che si abbia l'intelligenza di finire l'operazione la giornata di domenica o addirittura lunedì, e soprattutto è importante non portare Sciaudone in ritiro pre-partita. Questo stai tranquillo perché Sciaudone è fuori lista venerdì, altrimenti il paradosso sarebbe che questo calciatore magari la domenica sveste la tuta granata, esce dall'albergo per correre qualche chilometro, indossa la tuta bianconera e lunedì mette la maglietta e ce lo ritroviamo contro. È Sciaudone, lo sto dicendo da tempo Pino, è l'ago della bilancia del mercato in uscita della Salernitana, giocatore flop a Salerno, giocatore di assoluto valore che tutti dicono altrove abbia fatto molto ma molto bene, c'è lo Spezia su di lui. C'è anche, scusate, il Livorno sul giocatore. Il Delfino Granata faceva un'osservazione, Sciaudone ha un triennale a cifre importanti, oltre i 260.000 euro all'anno. Si sta ragionando inizialmente con lo Spezia su uno scambio, Nenè però non ha dato garanzie fisiche, la Salernitana vorrebbe darlo, si dice in gergo, a secco, ma comunque come prestito. E io dico, ecco l'ultimissima, perché voci di corridoio sussurrano che nello scambio con Nenè, che pare non vada in porto, potrebbe entrare in gioco il discorso Valentini, Nathan Valentini, classe 88, argentino, difensore centrale, che potrebbe fare al caso della Salernitana, soprattutto se i tuoi colleghi dello staff medico della Salernitana dicono, signori, occhio perché Schiavi, non si sa, c'è un punto interrogativo, Tuia c'è un altro punto interrogativo. Ah, il parere su Sciaudone. Sciaudone fino a 2 anni fa è stato un grosso giocatore di Serie B, uno dei migliori. Io ero contento quando è stato preso alla Salernitana, però già l'anno scorso a Catania non ha fatto molto bene. Io penso che il discorso di Sciaudone bisogna tenere conto di due cose, e lo dico proprio da appassionato della Salernitana: le dinamiche interne, perché l'impressione forte a vedere dall'esterno è che il giocatore non si sia ambientato in questa squadra. Secondo è che un giocatore con un ingaggio così alto, come mi dite voi, se le cifre sono queste, o lo fai giocare titolare oppure appesantisce troppo il bilancio. Io dico sempre questo agli altri colleghi miei tifosi malati della Serenità. Ricordiamoci che noi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 2 fallimenti. Non possiamo tenere un calciatore che guadagna queste cifre in panchina. O Torrente e lo fa giocare, e ci sono le possibilità interne, dico di dinamiche interne per farlo giocare, o è giusto darlo via, perché alla fine bisogna anche tenere presente questo aspetto economico. È giusto darlo proprio allo Spezia in questo caso, con la partita che si gioca anzitutto, lunedì? Anzitutto un giocatore che guadagna tanto, io credo che non sia facilissimo piazzarlo, tanto è vero che noi siamo arrivati al 28 gennaio ancora senza piazzarlo. Quindi se la Sena trova lo Spezia disposto a prenderselo, lo dà e fa bene. Se lo dà adesso, il giocatore è un mese che non si allena, non ha giocato da molto tempo, è difficile che sia già pronto per giocare. Ma tu parlavi di equilibrio e di dinamiche, non è possibile che sono, perché sono un po' cambiate le dinamiche rispetto alla gara d'andata. Poi tra Spezia e Livorno è meglio darlo allo Spezia. Certo. Perché Livorno potrebbe andare a rinforzare un antagonista che è in gravissime difficoltà. Grandissime difficoltà, una di quelle che io più punto per poterla scavalcare in tempi brevi. E invece Manuel Valentini? Non lo conosco. Conosco, però io sono d'accordo con l'amico di prima, noi dobbiamo prendere un difensore forte, non dico dei livelli Bernardini perché penso che sul mercato non ci sia, Bernardini gioca in Serie B, non si capisce perché, però quantomeno a livello di uno Schiavi oppure di questi qua forti che abbiamo avuto in passato, cioè dobbiamo avere un difensore di grosse garanzie. Un'altra riserva non ci serve, a noi serve un altro titolare in attesa del recupero di Schiavi. Ancora dal sito internet, Enzo Muniz, ciao Eugenio, dalla famosa discesa in campo di Lotito è ormai passata già una settimana ed è arrivato solo Toncara a panchinaro a Crotone, dei grandi colpi nessuna traccia, chiedo a te e al dottor Palumbo, non credete che ad oggi la rosa della Salernitana sia ancora troppo incompleta? Pino? Secondo me incompleta nel senso che manca un attaccante e un difensore, e sul difensore io do la...
diciamo sempre le stesse cose, la preferenza al difensore centrale, non al difensore esterno. Sul problema dei grandi colpi siamo attenti, perché in Serie B quasi mai si è vinto il campionato con i grandi colpi. I grandi colpi abbiamo pensato di farli d'estate, abbiamo visto come sono andate le cose. Per cui il Crotone ha fatto dei colpi che sembrava una delle squadre destinate a retrocedere, primi in classifica. Allora, intanto pregherei in cabina di regia il nostro Giampiero di approntare il collegamento telefonico con lo Spezia, perché cominciamo ad addentrarci in quello che è il posticipo della terza di ritorno contro lo Spezia, Spezia che giocherà al Picco, Spezia che secondo te è una delle squadre che si è rinforzata meglio a gennaio, Pino? No, probabilmente è la squadra che si è rinforzata di più in Serie B. Anzi, senza probabilmente, perché è andato a prendere due o tre giocatori proprio nei ruoli che servivano a loro e poi soprattutto ha preso giocatori di grosso livello per la B, come Piccolo, l'attaccante e Pulsetti. E l'allenatore, che è molto bravo. Mimmo Di Carlo. Sì. Per la prima volta, Pino, Torrente, qui facciamo tutti i debiti scongiuri, potrebbe schierare per la prima volta dopo 23 partite, credo, la stessa formazione della gara precedente. Anche questa è una notizia. Ed è quanto dire. Perché non abbiamo avuto squalifiche. Proprio. Né squalifiche e soprattutto nemmeno infortuni. Vabbè, ma una squadra che vince giocando la migliore partita del campionato, era normale che andava riconfermata. No, ma io credo che Torrente avrebbe voluto riconfermarla, sì. Magari anche in altre occasioni, però sì. Non ha potuto per squalifiche. Esatto, per squalifiche e infortuni quest'anno. Veramente è stata una caporetto. Sì, sono stati sfortunati. Diciamo la verità, una squadra che perde un difensore come Bernardini per due mesi è una grossa sfortuna. Perché stanno giocatori sostituibili, giocatori difficilmente sostituibili perché troppo bravi. Cioè, quando tu prendi... Secondo me Bernardini ha dimostrato di essere il top della categoria, per cui si fa male, è un problema sostituirlo. Sarebbe stato un problema per chiunque altra squadra di Serie B. Cioè, voglio fare un esempio, se togli al Cagliari De Sena riesce ad andare avanti lo stesso, ma se gli togli Di Gennaro o Melchiorri è difficile che riesce ad andare avanti lo stesso, per tanto tempo. Certo, questo certo. È il discorso. Poi i valori sono diversi. E ti parlo del Cagliari, che è la squadra migliore in assoluto. Assolutamente. Natale, nostro affezionatissimo telespettatore e tifoso, scrive: Palumbo, visto che hai detto che vedi le partite della Lazio, io l'ho seguita spesso, come mai l'involuzione di Stracoscia, che nella primavera sembrava un portiere di grande prospettiva, invece a Salerno ha deluso? Perché la differenza, io ho fatto il medico in primavera molti più anni che con la prima squadra, per cui è un campionato che conosco bene tra primavera e Beretti. E il problema è che il salto di categoria è tanto, e quindi, e poi il portiere deve avere un ruolo di carattere e di personalità che Stracoscia ha dimostrato di non avere, ma anche perché secondo me un errore che è stato fatto è che un portiere, soprattutto giovane, deve avere la fiducia dell'ambiente che lo circonda, e Stracoscia, con tutte le ricerche che ha fatto la Serie A di un altro portiere, credo che non abbia sentito in sé questa fiducia. Poi secondo me ha avuto grossi problemi di impatto fisico, perché Stracoscia, dopo ha deluso, è stato nelle uscite, perché molto presto andava in uscita e non riusciva a vincere il contrasto con l'avversario, come è successo alcune volte anche in alcune partite in casa, che nell'impatto con l'attaccante avversario ne aveva la peggio, cosa che non deve mai succedere per un portiere. Perché vale lo stesso discorso per gli altri giovani, e molti passano subito dal settore giovanile alla prima squadra, altri invece... Hanno bisogno di altri tempi. Sì, hanno bisogno di altri tempi. Posso fare un esempio? Sì, che abbiamo in collegamento in linea, quindi... Sì, ma voglio fare un esempio perché... Esempio, Ciro De Cesare, quando giocava nel settore giovanile, perché io ero medico, l'ho avuto, non era più forte degli altri, sembravano che ci fossero altri prospetti più bravi di lui. Invece lui ha fatto una grandissima carriera, ha dimostrato di essere valido anche in Serie A. Altri invece sono stati costretti ad andare a giocare in Serie D. Credo che questo dia il quadro della senza situazione. Fare nome. E a proposito di quadro della situazione, vediamo che cosa sponda Spezzina si dice in terra ligure. Buonasera Armando Napoletano, collega e amico del secolo XIX. Buonasera Armando. Ciao, buonasera a tutti. Armando, allora, continua questo ping pong Salernitana-Spezia, tra l'altro nell'immediato pre-partita, non dico vigilia, ma insomma nell'imminente match di campionato tra Aquile e Ippocampo, Sciaudone sì, Sciaudone no, pendolo di Focol, pomo della Concordia o della Discordia, si era parlato di vari scambi, prima Juande, poi Nenè, adesso filtra un'ipotesi Valentini, difensore centrale, che cosa ci dici? Ma io credo che Sciaudone questa volta sia veramente sulla strada di arrivare a Spezia. Le notizie che ci arrivano sono che tra domani e dopodomani
l'operazione potrebbe farsi. Come non si sa ancora, e questo è il nodo, verrà sciolto, penso, entro domani. Esatto. entro domani nel primo pomeriggio. Le ipotesi sono diverse. Si parla di una trattativa che è stata imbastita tra ieri sera e stamattina, di rilevare il contratto del giocatore senza alcun aumento fino al 2018, eventualmente spalmandolo. C'è una seconda ipotesi che parla di un prestito, ma con un obbligo di riscatto, che lo Spezia però si riserverebbe di accettare per non caricare una squadra che avrebbe, partendo così com'è, già dall'anno prossimo, un fardello di quasi... Armando, perdonami, prestito oneroso? Sarebbe un prestito oneroso, cioè a carico dello Spezia? Io penso che quando parliamo di prestito non oneroso, perché il nodo si gioca sull'ingaggio del giocatore, che è comunque un ingaggio importante. Certo. Quindi il fatto di assorbire l'ingaggio, di assorbire gli anni di ingaggio, diventa una sorta di parametro che viene pagato. Credo che la situazione sia questa, e credo anche che le società in grandissimo segreto stiano ragionando su un eventuale scambio, ma che il giocatore o i due giocatori in pratica, che non sono né Wande, né Rusty, né, mi posso permettere di dire, neanche Valentini, stiamo proprio scandagliando una situazione abbastanza particolare. Non ho ipotesi da farvi, non ipotesi realistiche, per cercare di convincere anche qualche giocatore importante ad accettare il trasferimento. Quindi potrebbe esserci qualcosa di clamoroso, diciamo, entro sabato, però la trattativa, questa volta te lo posso confermare, sembrerebbe veramente in dirittura d'arrivo. Però naturalmente su questo c'è un dato di fatto: il comune denominatore è che Sciaudone è vicinissimo allo Spezia. Mi pare di aver capito che anche qui c'è da dragare il profilo del trasferimento ed eventualmente lo scambio. Noi abbiamo in ospite in studio il dottor Pino Palumbo, che è stato medico sociale della Salernitana. Fuori onda diceva: ma perché invece che l'attaccante Nenè, il difensore centrale Valentini? Lo Spezia ha tanti esterni offensivi bravi e di prospettiva. Perché non ipotizzare uno scambio con un esterno? Proviamo a fare le carte agli operatori di mercato. Potrebbe ipotizzarsi una cosa del genere, perché l'hai anche paventata, Armando. Sì, però c'è un problema tecnico in materia, perché Ciurri è un giocatore che non si sposta, perché la società ci crede tantissimo e lo sta valorizzando. Ci sono poi due esterni che sono Misic e Kvrtic, sì, che hanno una situazione federale e a livello proprio di patentino UEFA, diciamo, molto molto complicata, perché i giocatori hanno giocato già quest'anno nel campionato croato e hanno giocato anche nell'Europa League, poi sono stati trasferiti allo Spezia in prestito. Quindi, per quello che sono le norme UEFA, loro possono fare tre trasferimenti ma due società, quindi gli altri due esterni possono solo tornare a Rijeka al momento. Chiarissimo. L'altro esterno è Situm, che è un giocatore che non è di proprietà dello Spezia ma è di proprietà della Dinamo Zagabria, che è comunque sembra già stato promesso al Werder Bremen. Quindi il problema è che difficilmente, io credo che la riservatezza della società Spezia sia relazionata al fatto che potrebbe trattarsi un giocatore veramente importante, quindi cioè far uscire il nome potrebbe, diciamo, destabilizzare un po' la situazione, oppure potrebbe dare noia al giocatore stesso. Quindi è una trattativa che, diciamo, si stanno giocando anche i dirigenti della Salernitana, secondo me in maniera assolutamente discreta. Armando, però quando parli di giocatore importante, perché stai sottolineando spesso, io innanzitutto faccio la premessa: Situm sarebbe un signor colpo, voglio capire soltanto se è promesso sposo della Dinamo Zagabria subito o a giugno. Il problema della Dinamo Zagabria è che in questo momento il presidente e il figlio, che poi sono anche i manager, hanno altri problemi, visto che sono praticamente in galera a Zagabria. Però la cosa, se non sono già usciti in questi giorni, ecco, però c'era stato il caso di corruzione molto molto conclamato che scoppiò un mese fa. Sì. Il problema è che comunque sia il giocatore fuori dai giochi, perché la Dinamo Zagabria non solo non intende muoverlo, lo Spezia non intende privarsene. Chiaro. Ma poi ci sono delle trattative che si stanno ampliando in questi ultimi mesi di un mercato internazionale che il ragazzo ha, parliamo probabilmente di uno dei maggiori talenti della Serie B. Sono d'accordo. Che ha dimostrato a livello di maturità di non essere pienamente fatto, però è comunque una situazione fuori dal registro. E allora facciamo le carte, Armando, sbilancia, di quando parli di un nome grosso, quale nome grosso è? No, guarda, preferisco non farne, perché ci rischiamo la bufala. Io sono convinto che ci sia un'operazione di questo genere, cioè, quindi un'operazione che, dico io, clamorosamente potrebbe comportare qualche nome importante, ma credo che tutto sia legato al fatto che uno di questi, perché se escludi questi sono tutti giocatori da primissima fascia,
cioè, ci sarebbe, diciamo, un caso importante, un movimento importante da ambo le parti, anche a livello di ingaggi, ecco, certo. Perché parliamo di uno scambio tra due giocatori che prenderebbero intorno ai 350-400 mila euro di ingaggio. Eh beh, stiamo sul Nenè, sull'ingaggio di Nenè. Armando, ti devo interrompere perché ho il tempo che come al solito è tiranno, abbiamo già sforato, però prima di salutarti c'è il dottor Palumbo che ti voleva fare una domanda, pregherei tutti e due di no, proprio tempi strettissimi. Buonasera, la situazione di Della Cuevas. La Cuevas purtroppo sarà fuori lista, ma per una questione prettamente tecnica, il giocatore avrà una visita di controllo per l'idoneità tardi di marzo a Pavia. L'idoneità sembra abbastanza scontata perché lui sta prendendo degli altri coagulanti che ne favoriscono praticamente il flusso, quindi dovrebbe rientrare in maniera molto tranquilla. Il problema è che rientrerà non prima di fine aprile, il campionato finisce il 24 di marzo, quindi non ci sono i tempi per metterlo in lista. Ok, grazie. Grazie Armando Napoletano del secolo XIX, ci sentiamo naturalmente domani. Grazie a Pino Palumbo per la tua competenza, disponibilità e anche per qualche stimolo che hai dato. Intanto, secondo me, qui Gattacicova, Spezia Salerno, lo stesso collega sta parlando di un nome grosso. Catellani potrebbe essere. Catellani? Perché se lui dice che i tre slavi non si possono muovere, certo. L'unico che si può muovere è Catellani, perché... Il problema dello Spezia è inserire piccolo, quindi chiaramente un esterno gli avanza. Se i tre slavi non si possono muovere, o si tiene cinque esterni, che sono un po' troppi, oppure da via Catellani, che è l'unico che può fare trasferimento. E che non ci dispiacerebbe. Assolutamente no. Grazie, grazie ancora. Pino Palumbo, grazie ai tanti amici che ci hanno scritto da casa, ai telespettatori. Ancora auguri al nostro flipper che ha spento, ha soffiato su 42 candeline. Beato lui, c'ha tutto fiato da vendere e da spendere per urlare un Forza Salernitana. Appuntamento con Zona Mista News, si ritorna puntuali domani sera alle 20.30 su TV Oggi Salerno. Solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.